possibile descrivere l'andamento di una vita tramite un modello economico? Secondo me sì, e oggi cercherò di spiegarvi brevemente perché. Partiamo dall'inizio, cerchiamo di capire come funzioniamo. Se io chiedessi a ognuno di voi come stai, quindi pensateci, come stai? Probabilmente molti di voi mi direbbero è un periodo che va un po' così, non sto benissimo, altri mi direbbero è un periodo fantastico, va bene tutto. Poi ci sono chiaramente casi estremi, casi nella media, però tendenzialmente quando rispondiamo a questo tipo di domanda, quello che facciamo inconsciamente in modo più o meno consapevole è paragonare il modo in cui siamo rispetto a quello degli altri, quindi ci paragoniamo con gli altri che sono amici, colleghi, conoscenti, con altre persone, o paragoniamo noi stessi rispetto al nostro passato, quindi stiamo meglio o peggio rispetto a come ci sentivamo prima. Quindi qui c'è il primo bivio. Per capire come sto e come posso stare potenzialmente meglio, devo confrontarmi con gli altri o con il passato? Partiamo dagli altri. Sin da quando siamo bambini iniziamo a pensare, diciamo siamo indotti inconsciamente a pensare tramite confronti, tramite paragoni. Quando torniamo da scuola dopo aver fatto una verifica e diciamo i nostri genitori ho preso 7, i nostri genitori ci diranno qualcuno ha preso 9, 10? Sì, e perché non l'hai preso tu? Quindi lì c'è il primo confronto. Allora tu dici ok, non ho preso il massimo ma non ho preso neanche il minimo, ci sono tanti altri che hanno preso 2, 3, 4, perché io devo puntare ancora più in alto? Quindi inconsciamente da quando siamo piccoli continuiamo a paragonarci rispetto agli altri per capire qual è il nostro valore. Ma in realtà più andiamo avanti nella vita, più diventiamo consapevoli, più capiamo che in realtà, questo lo dicono tanti studi psicologici che non citerò, che paragonarsi agli altri per sentirsi meglio è pura follia, è completamente inutile, semplicemente perché siamo tutte persone diverse, con ritmi diversi, percorsi diversi, priorità diverse e obiettivi diversi. Quindi pensare di stare meglio o peggio rispetto agli altri, appunto paragonandoci con gli altri, diventa semplicemente un mezzo per sentirci frustrati. Perciò paragonarsi con gli altri non è sicuramente una buona idea, a meno che non vogliamo vivere frustrati, se ci piace, quello è un altro discorso. Quindi facciamo un passo indietro, torniamo indietro nel bivio, infatti molto probabilmente vi sarà capitato di scorrere sui social uno di quei post motivazionali in cui viene detto non devi paragonarti con gli altri, devi paragonarti con il te del passato, devi migliorare rispetto al te del passato. Quindi andiamo un po' più a fondo a questa frase, andiamo a vedere cosa c'è nel passato. Se noi diciamo di dover essere migliori rispetto al passato, stiamo implicitamente assumendo che il me di oggi è funzione del me di ieri. Quindi io dipendo da quello che ero ieri, più qualcosa che capita, degli eventi più o meno casuali che ci capitano tutti i giorni, che appunto ci rendono un giorno migliore dell'altro, un giorno peggiore. Ma questi sono eventi puramente, diciamo, per la maggior parte imprevedibili, quindi senza andare a citare filosofi stoici, diciamo che sono fuori dal nostro controllo e quindi non dovremmo troppo preoccuparci di quello che ci capita, dovremmo preoccuparci del modo in cui rispondiamo a quello che ci capita. Guardate ora questi due grafici, sono due serie temporali, quindi sull'asse orizzontale c'è il tempo, sull'asse verticale c'è quello che volete, quindi potete vederlo come una serie di prezzi, una serie di rendimenti, l'inflazione, qualsiasi cosa. Io la vedo e la cercherò di raccontare come l'andamento di una vita. Se vi chiedono disegnate il grafico della vostra vita, io posso disegnarlo in questo modo. È oggettivo dire che questi due grafici sono diametralmente opposti, quindi uno sempre decrescente, uno sempre crescente. Ma in realtà questi due grafici derivano esattamente dallo stesso processo, hanno una cosa in comune, sono esattamente due processi autoregressivi, si chiamano. Derivano esattamente da questa formula, che è quella che ci siamo appena detti, cioè il me di oggi è pari al me di ieri più una cosa che capita in modo casuale. Questo è il modello autoregressivo che può portare a quelle due direzioni, ma altre tante infinite e imprevedibili direzioni. Quindi questo è un modello che noi applichiamo, che per definizione è imprevedibile, si chiama anche random walk, camminata aleatoria, camminata casuale. Immaginatelo come una persona che esce totalmente ubriaca da un bar e non sa esattamente dove andare, quindi ogni passo che fa è legato al passo di prima, ma essendo ubriaca va un po' a zig zag, quindi può finire con la stessa probabilità lontanissimo rispetto a dove vuole andare, con la stessa probabilità nella direzione opposta o con la stessa probabilità arriva esattamente dove voleva arrivare. Questo tipo di processi hanno una caratteristica fondamentale, cioè sono legati al passato, sono molto pesanti, ci portiamo con noi tutto il peso delle scelte passate. Vi assicuro che se facessimo questo per 100 passi, per 100 giorni, arriveremmo a questo.
Cioè che il me dopo 100 giorni è pari al me iniziale, quindi il me senza nessun bagaglio, più tutte le scelte che ho fatto, tutte le cose che mi sono capitate, tutti i modi in cui io ho deciso di rispondere alle cose che sono successe. Quindi è come se io portassi con me una valigia sempre più grossa, che inizialmente controllo benissimo, ma poi inizia a diventare molto grande ed è lei a controllare me. Non riesco più a dare un indirizzo alla mia vita se dipendo troppo dal passato. Quindi questo grafico si può vedere in questo modo, almeno io lo interpreto in questo modo. Perciò questa può essere vista tranquillamente come la prima fase della nostra vita in cui siamo molto inconsapevoli, quindi facciamo le cose perché vanno così. Quindi non abbiamo una direzione esatta, andiamo rispetto a dove eravamo prima, ci mettiamo un più o meno uno e camminiamo. In realtà nella vita poi con questo approccio inconsapevole o si va a sbattere o comunque bisogna dare una direzione, bisogna prendere delle scelte importanti. Quindi bisogna dare una direzione. Una volta che si apprende dagli errori fatti in passato, si può decidere di metterci qualcosa in più, appunto, e dare una direzione sempre essendo legata al passato. Cioè se io voglio migliorare, posso cambiare le mie attitudini, i miei comportamenti, le mie percezioni rispetto a tutto questo che ho fatto e quindi essere una persona più determinata, cercare di metterci più impegno in quello che faccio e quindi mettere insieme a tutto questo un più uno ogni giorno. Facendo così otteniamo questa equazione molto semplificata di un processo autoregressivo, si dice con drift, quindi con una direzione, ci mettiamo un più uno semplicemente ogni giorno che passa. Questa dinamica che dipende sempre dal passato ci porterà nel tempo a una crescita, quindi c'è variazione nel tempo ma intorno a un trend positivo, quindi si può crescere. Ma la crescita anche qui può essere un'arma a doppio taglio, perché se è vero che per impegnarci, per metterci quel più uno quotidianamente, abbiamo bisogno di vedere che ha senso quello che facciamo, quindi dobbiamo girarci indietro e dire ok, mi impegno più uno, sto meglio rispetto a prima, faccio un sacrificio in più, voglio guardarmi indietro per vedere che sto migliorando. Ma dopo un po', in quanto esseri umani ottimizzanti e adattivi, ci adattiamo al miglioramento, non diamo tutto per scontato, quindi cercheremo sempre di voler crescere di più e di non accontentarci mai. E dato che è difficile mantenere una sostenibilità in termini di crescita, appunto di ritmo a cui stiamo crescendo, arriverà un punto in cui, questo mi ricorda molto Sisifo della mitologia greca, che è costretto per l'eternità a portare un masso pesantissimo verso la cima di un monte da Zeus, e quindi anche dopo quando scende lui lo deve riprendere, lo deve riportare sempre verso la cima. Quindi essere ossessionati dalla performance e dal miglioramento può portare semplicemente a dipendere dal passato e a non essere più in grado di sostenere tutto quello che abbiamo fatto. Quindi arriverà un punto in cui questo peso sarà troppo grande da gestire e quindi dobbiamo in qualche modo lasciarlo andare. E quindi l'unico modo per non arrivare né all'equilibrio di prima né a questo è lasciare andare un po' il passato. E questo è descritto tramite processi a media mobile, si chiamano, che come potete vedere non ho inserito l'equazione perché sarebbe stata un po' complicata, però vi assicuro che la dinamica di tutte le simulazioni di questo modello è questa. Quindi c'è una media alla quale si tende e c'è una variabilità quotidiana, ma questo processo rispetto a quelli precedenti dipende solo in minima parte dal passato, quindi ci sleghiamo dal passato e siamo in qualche modo molto più leggeri, non abbiamo più una valigia pesante con tutti i ricordi, con tutte le scelte che abbiamo fatto che influenzano il modo in cui noi osserviamo la realtà, ma andiamo, come direbbe Romagnoli, solo bagaglio a mano, quindi andiamo molto leggeri, una vita completamente diversa. Quindi questo mi ricorda, se lo vedessimo come delle onde in un mare, mi ricorda un po' la frase del filosofo stoico Seneca, che dice: nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa in quale porto approdare, che non sa in quale direzione andare. Quindi piuttosto che focalizzarci su un obiettivo se non ce l'abbiamo in una certa fase della nostra vita, focalizziamoci sul costruire una barca che ci renda imperturbabili rispetto a tutte le correnti che possono arrivare. Oppure vediamola come questo che naviga con il surf. Cioè dobbiamo essere leggeri, dobbiamo imparare a rimanere in equilibrio rispetto a tutto quello che ci capita nella vita, ma essendo slegati dal passato in modo tale da essere più leggeri e rimanere intorno alla nostra identità, intorno a una media. Mettendo insieme questi tre grafici, possono essere visti tranquillamente come tre diversi approcci alla vita, tre persone diverse, o come tre fasi di una propria vita, ma anche come tre fasi di qualsiasi processo temporale, può essere visto anche nel mondo degli investimenti. Cioè io nella prima fase non so bene come funziona il mercato, quindi magari in modo più o meno casuale mi può andare benissimo, mi può andare malissimo, vado a sbattere, e quindi da lì in poi inizio a utilizzare una strategia un po' più cauta, con cautela, quindi
abbasso un po' il mio ritorno, ma abbasso anche il mio rischio. Quindi metto da parte volta per volta, reinvesto i soldi che guadagno tramite la capitalizzazione e l'interesse composto, e nel lungo periodo avrò un capitale che cresce in media, chiaramente. Quando arrivo a un determinato capitale, posso anche essermi stancato di volere sempre un rendimento maggiore, e quindi posso anche tranquillamente decidere di voler preservare il capitale, quindi non necessariamente crescere sempre di più, l'ossessione per la crescita. Quindi quando vi capita qualsiasi evento, provate a immaginare in quale di questi tre vi rispecchiate, cioè come rispondete agli eventi che capitano. Date tanto peso al passato in modo inconsapevole, o lo state facendo perché siete in una fase di crescita, oppure siete già qui e avete questa capacità di slegarvi più o meno dal passato, di vedere le cose che vi arrivano e valutarle in base a un peso diverso. Quindi non dipendere dall'errore o dall'evento, ma essere parte dell'evento, che è una cosa completamente diversa. Ora voglio farvi un'altra domanda. Chi non vorrebbe avere una mente perfetta, una memoria perfetta che si ricordi di tutto? Nessuno vuole alzare le mani, quindi va bene lo stesso. Però probabilmente a tutti piacerebbe avere una mente perfetta, alcuni vedo che dicono di no, però al più del 90% probabilmente sì. Ricordare perfettamente, qui cito uno scritto di Borges, che è un autore argentino, che parla di un soggetto, Funes, che aveva una memoria perfetta, ricordava perfettamente tutto quello che ha visto, provato, sentito, pensato in passato, ed è arrivato al punto in cui deve vivere chiuso da solo in una stanza buia, cupa e umida, perché non può avere più input dall'esterno, perché deve passare il tempo a ricordare tutto, a codificare tutto quello che ha avuto, tutto quello che ha passato. Tanto che finiscono le parole e deve iniziare a utilizzare dei codici, dei numeri, perché sono potenzialmente illimitate le combinazioni di numeri, per appunto per ricordarsi tutte le nuove cose. Quindi essere ancorate al passato ci priva della possibilità di capire appunto quello che succede adesso, di vederlo con occhi differenti, in modo più oggettivo. In realtà il nostro cervello funziona un po' così, funziona con il modello più semplice, perché il nostro cervello è sempre in modalità risparmio energetico, non gli piace sforzarsi. Quindi quando capita un evento e dobbiamo scegliere o non scegliere, la cosa che viene molto facile al nostro cervello è dire: ok, le cose sono andate sempre così, quindi mi faccio una proiezione rispetto al primo modello che abbiamo visto. Quindi quello più facile, dice: ok, sto qui perché sono arrivato qui, provo a fare la cosa che mi fa spostare meno di tutte le altre. E quindi questo ci porta paradossalmente all'inazione, alla non scelta. La non scelta diventa paradossalmente la scelta, perché appunto il nostro cervello cerca, rispetto a quello che ha preso dal passato, di fare cose che diano meno sforzo possibile. Applica il modello previsionale più semplice che esista, che è il primo che abbiamo visto. Quindi saper dimenticare, o meglio avere la capacità di lasciare andare un po' il peso del passato, è una grande qualità, una grande arte, è sinonimo anche di intelligenza, e ci fa vivere in modo molto migliore il miglioramento. Anche qui ci tengo a precisare: miglioramento in cosa e rispetto a cosa? Perché molto spesso noi diciamo che voglio migliorare nel lavoro, ma migliorare in qualcosa non significa essere delle persone migliori, che è esattamente un'altra cosa. Quindi pensiamoci, quando noi andiamo in palestra, io sono il primo che ci va, e ci alleniamo, lo facciamo perché vogliamo dimostrare agli altri, quando andiamo al mare, in spiaggia, che abbiamo un fisico perfetto e quindi ci confrontiamo con gli altri per stare meglio noi stessi, o lo facciamo per vedere quali sono i nostri limiti, fino a dove posso spingermi? Quando andiamo a correre una maratona, lo facciamo perché vogliamo capire se la nostra essenza la troviamo al nostro limite, oppure perché vogliamo scappare da casa dai problemi che abbiamo, non vogliamo parlare con nostra moglie, con i nostri figli. E quindi migliorare in qualcosa non implica essere persone migliori, che è tutta un'altra storia. Ora, ci tenevo a concludere con questa frase di Krishnamurti, che è un filosofo indiano, che fondamentalmente dice che migliorare essenzialmente significa desiderare qualcosa che non si ha o non si è, e quindi questo crea un conflitto all'interno di noi. Finché non saremo contenti con quello che abbiamo, quello che siamo, saremo sempre insoddisfatti. Lui dice: noi facciamo sempre paragoni tra quello che siamo e quello che dovremmo essere. Quello che dovremmo essere è semplicemente una proiezione di quello che noi pensiamo di dover essere, e quindi qui sorge una contraddizione. La contraddizione sorge ogni qualvolta facciamo un paragone, che sia con gli altri o che sia con noi stessi del passato. Mentre la vera pace, la vera libertà è vivere con ciò che si è e ciò che si ha. Quindi, se è vero che in realtà siamo un po' la somma di tutte le scelte fatte in passato e un po' delle persone che abbiamo incrociato nella nostra vita, perché altrimenti non sarei qua a parlare,
non avrei un bagaglio culturale per costruire anche questi pensieri. Ma è nel nostro potere decidere quanto di questo debba influenzarci, quanto essere legati al giudizio altrui o al nostro passato, quindi quanto essere in questa perenne contraddizione che abbiamo nella nostra vita. Quindi, piuttosto che necessariamente migliorare, direi diamoci l'opportunità di sbagliare, di capire, di evolverci, di trovare la nostra massima essenza in qualcosa che facciamo. Quindi diamoci la libertà di scegliere di essere quello che siamo, di stare come stiamo, non necessariamente meglio, non necessariamente peggio, stare come stiamo, essere quelli che siamo, senza necessariamente paragonarci al passato o agli altri. Grazie.